buongiorno a tutti e benvenuti. Dunque, io faccio un po' la trade union col discorso iniziato dalla collega prima a proposito della diffamazione a mezzo stampa. Naturalmente vi risparmio tutta la parte normativa che è stata ampiamente esaminata per fare il punto su altri tipi di considerazioni, cioè su quelli che riguardano più propriamente la professione del giornalista. Noi potremmo pensare che comunicare sia la cosa più facile del mondo, perché è una cosa che siamo portati a fare naturalmente. Tutti comunichiamo ogni giorno attraverso molteplici mezzi di comunicazione. In realtà però fraintendersi, quindi non intendersi, comunicare male è molto più facile che intendersi. E questo perché la comunicazione passa attraverso canali molto diversi, cioè non vi sono soltanto i canali del cosiddetto verbale, cioè di quello che si dice, del tenore delle parole, ma vi è soprattutto un altro ambito che è molto più delicato, che è quello che invece riguarda la comunicazione non verbale e che è molto importante. Naturalmente, perché è importante? Perché conferisce sicuramente delle connotazioni decisive alla portata di un'offesa, per esempio, oppure di una frase che potremmo dire avere un tono assolutamente pacato. Purtroppo quando si parla non c'è una misurazione oggettiva di un tono che può essere offensivo, non esistono, come dire, i decibel dell'offesa misurati semplicemente sul tono tenuto in una conversazione. Quindi che cosa accade? Accade che molto spesso, appunto, proprio nella parte non verbale si vengano a creare delle difficoltà di comunicazione, che quindi la comunicazione non sia efficace. E questo accade naturalmente soprattutto anche nell'ambito della professione che forse con la comunicazione ha più che fare, cioè nell'ambito della professione giornalistica, che ricordiamo ha una sua connotazione molto importante in quanto il diritto di cronaca, come sappiamo tutti, è un diritto costituzionalmente garantito. L'articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di informazione, tutela il diritto di cronaca, tutela il diritto di satira. Quindi da un certo punto di vista il giornalista esercita la sua professione nell'esercizio di questo diritto, ma si trova già ad affrontare un conflitto. Qual è il conflitto? Il conflitto è che l'esercizio di questo diritto naturalmente trova come contraltare dall'altra parte la tutela della dignità personale evidentemente della persona di cui si riferiscono fatti o notizie. Ecco, quindi proprio questo esercizio, il diritto di cronaca, è potenzialmente lesivo dell'onore e della reputazione altrui. Quando l'esercizio del diritto di cronaca è legittimo e quando invece è lesivo? La Corte di Cassazione ha espresso una sorta di decalogo della legalità, della liceità del diritto di cronaca, che sostanzialmente si riassume in tre elementi fondamentali. Cioè, il diritto di cronaca è lecito quando i fatti narrati sono veri, quando i fatti narrati sono pertinenti, cioè vi è un oggettivo interesse che quindi riveste per l'opinione pubblica il fatto che essi siano narrati, e la continenza, cioè la correttezza con cui questi fatti vengono riportati dal giornalista. La violazione di questi criteri attribuisce alla persona offesa il diritto di vedersi risarcita dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti appunto dal giornalista nell'esercizio del suo diritto di cronaca. Ora, perché indipendentemente dalle tutele che abbiamo visto il legislatore accorda alla persona offesa, sarebbe interessante capire perché il legislatore ha inserito questo tipo di controversie all'interno della mediazione e soprattutto della mediazione obbligatoria. Evidentemente proprio perché
La lesione dell'onorabilità presenta dei profili soggettivi molto importanti che possono essere ben affrontati in mediazione. Cioè, in mediazione, come già stato detto, vi è la possibilità di affrontare da un punto di vista decisamente più completo, complessivo e completo, il conflitto. Quindi non vi è soltanto constatazione da parte appunto del giudice, come appunto avviene nel corso di un giudizio, di una offesa e quindi poi della dichiarazione per esempio di risarcimento di questa offesa, ma al tavolo di mediazione possono accadere altre cose, cioè vi è la possibilità di capire quali sono le ragioni dell'offesa, vi è la possibilità in qualche modo di ristorare attraverso un dialogo che si innesta, che si può innestare, che un bravo mediatore riesce a innestare a un tavolo di mediazione per recuperare quelle posizioni che nell'ambito di un giudizio invece rimangono sopite. Perché diciamo questo? Perché la mediazione ha una caratteristica molto precisa, cioè ha una caratteristica molto precisa, è molto legata all'emotività. Chi viene offeso perché leso appunto nella propria dignità ha subisce una sorta di processo interiore rimuginativo molto complesso, che non sempre trova soddisfazione nella sola liquidazione del danno. Quindi, che cosa succede? Al tavolo di mediazione il mediatore si troverà davanti a una persona appunto offesa che ha bisogno di esternare le proprie ragioni e quindi ha bisogno in qualche modo di essere compreso. Quindi il primo compito del mediatore è quello di procedere ad una ricostruzione dei fatti, cercando di tornare indietro nel tempo per cercare di capire quali sono le motivazioni che hanno spinto, ad esempio, dicevamo prima, il giornalista a dichiarare una certa cosa e come questa dichiarazione ha poi impattato sulla persona offesa. Quali sono le cose da fare? Naturalmente la cosa più importante in situazioni di questo tipo è cercare di bilanciare comunque gli interessi coinvolti, cercando di capire dove si inserisca il conflitto. Quindi c'è il problema di ristabilire in qualche modo la relazione tra diffamato e diffamatore. E quindi di esaminare tutte le variabili che ci possono essere. Come dicevamo, riaprire è necessario, quindi riaprire il canale del conflitto, mostrare quali sono le ragioni che hanno portato a un certo fraintendimento e far sì che le parti possano in qualche modo ristabilire un dialogo che li faccia tornare appunto, come diceva anche prima il professor Barone, allo status quo ante del conflitto, quindi a tornare quindi a uno stato in cui la mancata comprensione possa essere in qualche modo ricostruita completamente. Ora, che cosa succede il più delle volte quando ci si trova davanti ad una situazione di questo tipo? La persona offesa richiede le scuse da parte del giornalista, diciamo, diffamante, che in qualche modo si ritiene possa aver diffamato. La dichiarazione, ecco, quindi l'abilità del mediatore in questo caso può essere quella di far sì che le parti ricostruiscano insieme una dichiarazione di scuse, anche pubblica se necessario, perché appunto questa soluzione ripristini, come dicevamo, lo status quo ante. Quali sono le caratteristiche principali della mediazione nei casi di diffamazione? Innanzitutto,
ci sono, c'è un tema che è molto delicato, che è quello del quantum della risarcibilità. Ora, questo è un tema molto delicato da affrontare anche diciamo, attraverso la normale tutela giudiziaria. Si vede molto spesso che vengono richieste inizialmente dei risarcimenti per somme molto elevate, per poi alla fine insomma, vedere la liquidazione finale del giudice che si sintetizza invece in pochi euro. Ad esempio, richieste per danni da 500.000 euro poi riconosciute alla fine, liquidate alla fine dal giudice in somme molto più basse, come per esempio intorno ai 20.000 euro. Ecco, questo è un problema che è molto delicato perché in mediazione bisogna tenere come dire, un approccio completamente diverso. Come si diceva anche prima, la mediazione presuppone una rivoluzione culturale che in questo momento nel nostro paese non si è ancora attuata, per cui perché è stata diciamo, imposta e non è ancora il nostro modo naturale di approcciarci ai problemi. Davanti a un problema come, che può nascere da una diffamazione, che cosa succede? Il diffamato ha come primo approccio quello di pensare di adire l'autorità giudiziaria per ottenere appunto un mega risarcimento e quindi di come dire, far sì che la sua offesa abbia come punto definito di tutela appunto un risarcimento in termini piuttosto elevati. In realtà, come abbiamo visto che la realtà dei fatti dimostra che c'è una grande area nella definizione dell'importo relativo appunto al risarcimento del danno, bisognerebbe cambiare atteggiamento proprio in questo senso. E in questo può essere naturalmente importante anche l'approccio del legale che in genere difende appunto il diffamato. Molto spesso anche bisogna tenere in considerazione ecco, la cosiddetta perdita della faccia non solo della persona che è stata diffamata ma anche del legale che sostiene la, appunto la diciamo, difesa, se così possiamo dire, il legale che solitamente accompagna in questi casi il diffamato. Cosa succede? Che molto spesso, scusatemi, ecco, succede spesso che davanti al fatto di vedersi riconosciuta una cifra molto più esigua di quella che inizialmente sarebbe stata prevista appunto dall'avvocato stesso, vengono riconosciute, poi alla fine ci sia la possibilità che vengano riconosciute delle cifre decisamente più basse. E questo fatto viene inteso in maniera diciamo poco ragionevole anche dal legale come una sorta di perdita della faccia rispetto alla proposizione del raggiungimento di un interesse, di un vantaggio molto più elevato invece in favore del diffamato. La mediazione appunto crea invece un diverso tipo di approccio, cioè come dicevamo è molto importante cercare di comprendere che una volta seduti al tavolo di mediazione bisogna dare importanza ai veri interessi in gioco, che sono gli interessi previsti, gli interessi che tutelano effettivamente la parte che interviene in mediazione. Quindi anche l'attività del legale che interviene in una situazione del genere deve essere atta a risolvere il problema, che è il problema soltanto appunto della parte in gioco e non anche a creare degli interventi di tipo diverso. Quindi in definitiva possiamo dire che la mediazione può essere uno strumento utilissimo per risolvere le controversie in materia di diffamazione. Questo perché è l'unico strumento che offre la possibilità di una tutela a tutto tondo
atta a ristabilire la cosiddetta perdita della faccia, cioè l'offesa subita dal diffamato ad opera del giornalista, e anche la possibilità di ricostruire una relazione diversa tra le parti, che al tempo stesso tenga conto comunque del ristoro della situazione che si è creata, quindi sia attraverso le scuse sia attraverso un risarcimento dei danni. È chiaro che poi resta all'abilità del mediatore la gestione di questi conflitti, e soprattutto resta alla capacità di cambiamento di chi segue le mediazioni anche sotto un altro profilo, e quindi per esempio mi riferisco in particolare agli avvocati, di facilitare agli avvocati, a noi avvocati, di facilitare la soluzione di queste controversie con un approccio completamente diverso, cioè un approccio che tenga conto del fatto che la mediazione è uno strumento in grado di risolvere i problemi e quindi di chiudere una volta e per tutte le conseguenze che potrebbero derivare appunto da un certo fatto. È importante sempre tenere in evidenza che indipendentemente dallo scopo deflattivo della legge, si può creare una attraverso appunto questa rivoluzione culturale di cui parlavamo prima a proposito del portato della mediazione, una soluzione alle controversie completamente diversa, che quindi metta in gioco tutti gli interessi che le parti hanno e le definisca definitivamente. Ci auguriamo che naturalmente questo accada.